La ditta è una ditta seria che abbiamo già avuto modo di conoscere nei lavori del Covid. Contiamo in 2 anni di avere l'immobile, giusto? La cassa, visto che ci sono qui il titolare. E anche la valenza architettonica. Anche 1,5. Volevo richiamare anche l'attenzione sul pavimento, siete ora, un bel esempio disegnato alla veneziana. Ma sarà ora l'architetto Pozzi che coordina il gruppo di progettisti, arrivata anche a Marilena Rossi, la consigliera regionale, buongiorno, e direttori dei lavori per la parte architettonica. Ci sono anche l'ingegner Roberto De Group, il nostro ingegner Roberto D'Ascenzo, ma voglio ringraziare, e non me ne lo voglio dire, tutta la struttura tecnica dell'ASL di Teramo. Presidente, noi siamo ripresi con tutto il PNR. Adesso partiranno i lavori a breve, entro 10 giorni, i lavori della Casa Comunità di Teramo e dell'Ospedale Comunità a Teramo, quelli di Roseto e tutte le altre case comunità a giorni proprio partiranno, e lo stanno seguendo. Il nuovo ospedale, perché abbiamo pure la sfida del nuovo ospedale, tutti gli interventi che stiamo mettendo in atto, quindi uno sforzo abnorme della struttura, e quindi ringraziamo il direttore Gianier Di Biagio, fa un po' i capricci però. Quindi io mi fermo qui, ringrazio tutti voi per essere intervenuti.